Bentrovati amici agricoltori a Battina Green Forma. Ci troviamo ai piedi della Rocca di Solferino per parlare, come vedete, di vigneto, perché Battini Agri si interessa anche di questo. Sì, diciamo che in un momento come questo abbiamo pensato che il settore vitivinicolo sia uno dei settori a cui fare un attimo più di attenzione. A maggior ragione perché i prezzi oggi dei prodotti, del vino in genere, che sia bianco che sia rosso, sta salendo. Il vino e nello specifico Lambrusco e Prosecco stanno prendendo molto piede anche in Europa e nel mondo, quindi un po' tutti si stanno orientando verso questo settore ed è giusto, diciamo, aprire un attimo i propri orizzonti e guardare bene bene a cosa serve ai nostri amici agricoltori, anche perché in un momento in cui il prodotto, i cereali in genere valgono o diciamo sono prezzati in un modo completamente diverso rispetto al passato e le produzioni purtroppo non sono quelle di una volta, oggi il comparto degli agromeccanici sta guardando molto molto più, diciamo, con attenzione quello che è questo settore, quindi si stanno iniziando ad attrezzare per poter servire appunto agricoltori che hanno vigneti, che siano piccoli o che siano, diciamo, di grandi dimensioni. E Battini ha sposato Ero. Sì, Battini ha deciso di sposare Ero, è, diciamo, strutturata per avere marchi importanti e quindi ha deciso di iniziare questo progetto nuovo nel campo vitivinicolo con uno dei marchi più prestigiosi in assoluto al mondo. La Ero appunto è un'azienda austriaca che ha acquisito poco tempo fa anche la Binger, altra azienda molto molto importante situata tra Austria e Germania, e questo è uno dei prodotti che ci consente di coprire quasi totalmente i bisogni degli agromeccanici che indirizzano i loro sforzi in questo settore nuovo. E si interessa prevalentemente sulla cura del vigneto, perché poi per le altre lavorazioni c'è sempre Gregoire. Ovvio, noi come macchine da raccolta dipendiamo, se così si può dire, io ho una storia molto più lunga perché la vendevo anche in passato quando Kernelan Group Italia la importava direttamente, quindi l'ho sempre seguita da una decina d'anni. Appunto in questo settore abbiamo Gregoire, macchine trainate o macchine semoventi, ma nel settore della cura del vigneto, quindi dalla cimatura alla defogliatura alla spollonatura piuttosto che alla legatura, ovviamente dovevamo appoggiarci a un marchio che ci consentisse di dare immagine e soprattutto redditività a chi li usa. Allora Roberto, Sandro ha parlato di queste lavorazioni molto importanti, ma c'è una particolarità sulla defogliazione e sul diradamento che volevi sottolineare ai nostri amici a casa? Sì, lo volevo sottolineare perché sono pratiche che i viticoltori, soprattutto quelli che fanno alta qualità, già praticano, però volevo riportare quelle che erano delle considerazioni fatte da importanti università di Milano e di Piacenza che hanno studiato queste due pratiche per più anni su diversi vitigni e sono arrivate delle conclusioni operative che è bene, diciamo, dare conferma ai nostri amici agricoltori. E quali sono? Beh, sono che la defogliazione meccanica precoce è fondamentale perché porta a una minore compattezza del grappolo, porta anche a minore sensibilità nelle scottature che ci possono essere e addirittura riesce a limitare anche gli attacchi di botrite. Quindi c'è una maggiore areazione del grappolo e quindi un'operazione assolutamente da fare. Ribadisco, defogliatura, diciamo, precoce. Defogliatura precoce cosa vuol dire? Vuol dire in prefioritura fondamentalmente. Questa, abbinata al diradamento dei grappoli, pratica ormai ampiamente diffusa, fa sì che effettivamente il viticoltore possa puntare all'alta qualità delle uve. Tutto questo va bene sia per la bacca rossa che per la bacca bianca, ma in particolare per chi fa vini frizzanti e spumanti, queste due tecniche fatte così sono fondamentali. Alessandro Rossi, potremmo dire new entry di questa nuova attività, benvenuto a Bettina Green Forma. Nuova avventura, okay. Sì, buongiorno a tutti. Allora, prima di entrare nello specifico appunto delle tue attrezzature, è bene analizzare la gamma di Ero. Allora, Sandro, quali tipologie di attrezzature possiamo trovare? Allora, Ero ha tutto ciò che riguarda la manutenzione del vigneto, sia
a macchina singola che, come abbiamo fatto con Alessandro, nella multifunzionalità. Alessandro ha scelto di prendere un telaio frontale al quale poi ha applicato tutto il resto delle macchine, quindi partendo da una prepotatura, perché tra gennaio, fine dicembre, inizio gennaio si inizia con la prepotatura a Margherite, ha preso una cimatrice, ha preso una defogliatrice, come ci diceva Roberto prima, cosa molto molto importante e abbastanza nuova per quanto riguarda il nord Italia. E poi ovviamente da poco ha deciso di completare un po' la sua gamma nel settore della manutenzione del vigneto con una legatrice. Quindi con Ero hai la possibilità o la facoltà di poter servire un po' tutti i tipi di lavorazioni con tutti i tipi di vigneto e con tutti i tipi di impianti, cosa molto molto importante, perché siamo in un'area vicino al lago dove abbiamo 3, 4, 5 tipi di concezioni di vigneto diversi, con dei sesti di impianto completamente diversi. Quindi è importante concentrare gli sforzi e capire bene di comprare una macchina che possa lavorare un po' in tutte le situazioni. E Alessandro appunto ha deciso di acquistare Ero perché appunto è uno dei marchi più prestigiosi e che è preparato proprio per la sua storia a questo tipo di concetto. Allora Alessandro, un discorso che si incentra anche sulla qualità comunque, su come la macchina tratta il prodotto. Sì, questo assolutamente. Secondo me è una delle macchine migliori, se non la migliore, come performance e come davvero qualità di taglio sulla cimatrice. E sulla defogliatrice abbiamo visto che la Binger è quella che rovina meno il grappolo, il chicco più che altro, perché fa il conto che a fine settimana cominceremo a uscire, quindi ci troviamo il famoso grappolo a chicco di pepe, a grano di pepe, quindi molto piccolo, molto leggero più che altro, quindi tende anche a essere aspirato, ma con la particolare forma dei rulli non aspira solo le foglie. Come ha detto Sandro, l'ultimo tuo acquisto è stata questa macchina legatrice, che particolarità ha? Ma allora, questa qua è una macchina che praticamente, a differenza di macchine della concorrenza a nastri, è dotata di due coclee per il trattamento, diciamo, morbido dei tralci quando li alza. E noi l'abbiamo acquistata perché qualche azienda ti richiede la legatura, in quanto la manodopera sarebbe molto dispendiosa e anche per il tempo, perché comunque con una macchina fai molto lavoro in più che non a mano. E la stiamo provando in questi giorni, più che provando, insomma, stiamo lavorando con degli ottimi risultati. Poi anche questo discorso della multifunzionalità, quindi in una macchina praticamente puoi attaccare tutto. Sì, certamente, io come anche in altre macchine scelgo di avere meno tempi morti possibile. Qua abbiamo una macchina con un telaio porta attrezzi universale che mi permette in 10 minuti da cambiare dalla legatura alla cimatura alla defogliatura e dopo d'inverno alla prepotatura. E perché allora passare al vigneto, questa nuova avventura come l'hai chiamata tu? Sì, la chiamo avventura e anche sfida, perché alla fine noi abitiamo, come dice Sandro, a cavallo tra il pieno campo e la zona del basso lago di Garda, il Lugana, che sta praticamente facendo numeri da paura. E comunque, specializzandomi sempre di più, e anche mi aggancio ancora al discorso dei tempi morti, quando abbiamo finito le semine alla fine stagione, mi butto nel vigneto. Quindi insomma, full time praticamente, non è un secondo di pausa? Sì, è vero anche quello. Però le soddisfazioni sono tante, perché comunque i clienti rispondono perché c'è la qualità. Sì, infatti abbiamo acquisito insomma clienti anche importanti a livello di Sirmione o di Genzano del Garda e siamo contenti. Allora Alessandro Rossi, grazie e grazie. Buon lavoro. Grazie mille, ciao. Sandro Battini, allora noi ci vediamo sempre la settimana prossima con una novità. Siamo su 7 Gold, definitivamente. Beh sì, adesso sono due mesi questi di test, abbiamo anticipato leggermente, ai nostri amici agricoltori avevamo detto che partivamo a settembre, abbiamo deciso di fare un po' prima, insomma partiamo e vediamo i risultati. Quindi noi ci vediamo sempre la settimana prossima con Battini Agrinforma, anche su 7 Gold. Ora vi lascio all'agroconsiglio del dottor Bartolini, dove parleremo sempre di vigneto, però dal punto di vista un po' più biologico, e noi appunto ci vediamo la settimana prossima con Battini Agrinforma. Amici agricoltori, oggi parliamo di lotta alla botrite. La botrite è una delle avversità, come noto, più difficile da combattere nel vigneto, e oggi vi parliamo di due novità, cioè due prodotti che abbinati insieme costituiscono effettivamente un pacchetto molto importante per il viticoltore. Il primo prodotto è un prodotto chimico, anche se è un principio attivo nuovo, e si chiama Luna Privilege. Questo prodotto, come ripeto, fatto da un principio attivo completamente nuovo, ha la caratteristica di avere una lunga durata
durata, un ampio spettro di azione, non si dilava, questo è estremamente importante considerando anche come sono gli andamenti stagionali degli ultimi anni, e va distribuito in prechiusura del grappolo. Quindi diciamo è una copertura chimica, la prima copertura chimica alla lotta alla botrite. A questo prodotto si può abbinare, e questa è l'autentica novità, un prodotto di origine biologica uscito quest'anno che si chiama Serenad Max. È un prodotto che è costituito esclusivamente da Bacillus subtilis e si è visto che abbinato al primo trattamento chimico riesce a portare la vite molto bene fino a maturazione senza nessun attacco da botrite. È un prodotto infatti che agisce sia sui funghi che sui batteri e va particolarmente bene per tutti quei viticoltori che producono dei vini biologici. Quando si distribuisce? Si distribuisce nella fase di maturazione, quindi fino alla fine, pochi giorni prima della raccolta delle uve.